Oggi siamo in visita a Byron Bay, più specificatamente all'ospedale di Byron Bay. Siamo atterrati a Brisbane, stiamo andando a fare una cosa fighissima, anzi due cose fighissime. Niente, la prima cosa che dovevamo fare non si può fare, per fortuna abbiamo un programma un po' flessibile, quindi riusciamo a farlo tra un paio Per di giorni. fortuna, perché avevamo già qualche cosa prenotata. Incazzissima. Adesso andiamo invece da un'altra parte, quindi, e vi facciamo vedere l'altra sorpresa che abbiamo. Ci siamo! Siamo sopra! Per questi 4 giorni attorno a Brisbane, la nostra casa sarà un bellissimo van verde acceso. Guardate dietro il casino, poi dopo Bellissimo. sistemeremo, faremo vedere bene. Questa cosa è fighissima, a parte il cambio all'americana. Voilà. Si parte! Mi raccomando, si guida al contrario. Ci proviamo. Il programma è di esplorare la Gold Coast a sud di Brisbane e poi dirigersi a nord alla Sunshine Coast e per finire tornare a Brisbane. L'idea è di viverci la van life in maniera flessibile, ma ancora non avevamo idea di quanto saremmo dovuti esserlo per davvero. Solamente il giorno dopo tutti i nostri programmi verranno completamente stravolti. Abbiamo appena parcheggiato, c'è già un amico che ci è venuto a far visita. Salve signore! Porca vacca, è agile. C'è Byron Bay, la cittadina, e qua una spiaggia infinita, a perdita d'occhio. Oggi siamo in visita a Byron Bay, più specificatamente all'ospedale di Byron Bay. L'avevamo messo nel programma, ci tenevamo tanto a visitarlo. E quindi eccoci qua. Andiamo in vacanza, non passiamo da un ospedale. Vi faremo sapere com'è, dopo la spiaggia, l'ospedale. La cosa positiva è stata scoprire che a tutti gli italiani sono garantiti 6 mesi di assistenza sanitaria pubblica. Quella negativa, che Fede si è beccata una brutta infezione agli occhi. Prima ad un occhio, poi all'altro, e infine, per non farsi mancare nulla, anche passata a me. E così ci siamo dovuti adattare e saltare alcune cose che avevamo programmato, sostituendole con delle simpaticissime visite a ospedali e dottori sparsi per il Queensland. Ma non ci arrendiamo, in qualche modo continuiamo il nostro giro anche se ridotto. Seconda visita a Byron Bay, Bettysburger. Abbiamo visto le cose fondamentali ora. C'è l'aria condizionata e c'è anche il fuoco acceso. Geni. Eccolo il Svolta a destra per faro. rimanere sulla. Questa è la Gold Coast, l'unico posto che vedremo, il più bello, questo bellissimo motel dove abbiamo parcheggiato il vannino per la notte. Ci riproviamo. Niente, la prima cosa che dovevamo fare non si può fare. Eccoci qua tutti e due occhialuti, Fede soprattutto, ma mi sa che anche lei è doppio occhialuta, io sono singolo. Anche se ancora mezzi ciecati, riusciamo finalmente a fare la prima delle nostre esperienze: tenere in braccio un tenerissimo koala, che abbiamo scoperto fare un altrettanto tenero verso. Vuol dare da mangiare così? Non lo Se so. quello mi aggredisce. Qui c'è un canguro. Non vuoi fare amicizia? Ho un po' paura. Bene, ora vediamo se riusciamo a essere interessanti ora che abbiamo il cibo. Secondo me ha già mangiato tutto il giorno questo. Non ha fame. Guarda come ciccione. Dice basta cibo, non ce la faccio più. Guarda quanti ce ne sono, pieno. Si fanno pure accarezzare. Sciallissimo questo, spaparanzato. Secondo me sono tutti pieni di cibo che non riescono più a muoversi. Ah, questo forse un po' di fame ce l'ha. Oddio! Oh mio Dio! Non ci posso credere! Ah, piccoletto. Questo è affamato, eh. Guarda quello che si pulisce il pirillo. Guarda il piccoletto intraprendente. Boh, piace i canguri. Devi alzarti però per prendere. Che glielo porti va bene. Si deve alzare no? Si deve alzare, si deve alzare. Bravo. Bravo. Guarda in camera. Siete in piedi, ma.
C'è il bambino che insegue il canguro e il canguro che insegue il bambino. È il drone, eh? Vai, vai, seguilo. Hanno sentito la tua puzza, amore. Sono scappati tutti. No. Qua c'era la mamma che leccava la pipì del piccolo mentre cadeva al volo direttamente, senza che neanche toccasse terra. Guarda, gli gocciola ancora il pirillo. E Fede arriva da mangiare. In mezzo del campo dei canguri c'è un uccello che cova. Ci segue il nostro amico. Delimitato. Ma c'è un altro. Si è incazzato. Che è fermissimo. Nemu. Vabbè. Sta a posto? Io come giro la testa. Dio, è vero. Non me l'ho accorto. Questi sono tutti i tipi di marsupiali australiani. Non toccarlo. Una camera operatoria per koala. Ornitorinco. Perché gira il tango? Perché c'è Nino. Questo non è un pappagallo, è un pollo. Guarda che grossa. Cacatù. No, no, cacatù. Cocatù, cocatù. No, no, cacco io. Questo si è svegliato male, c'è la cresta non pettinata. Il diavolo della Tasmania. Guarda che brutto. Cucuicchi, cucuicchi. Cucuicchi. No. Questi sono quelli incazzosi che soffiano come i gatti. Non riesce a scendere perché c'è l'altro. Si è seduto in testa. Si incazza quello sotto. L'altro si è allontanato, eh? Dove è andato l'altro? Vabbè. Loro tranquilli, eh? E com'è? Di qua l'uscita? Di qua l'uscita? I pappagalli liberi. Finita la nostra esperienza al Koala Sanctuary di Brisbane, ci siamo diretti col nostro bellissimo van verso nord, in direzione della Sunshine Coast e di Noosa North Shore, dove ci aspetta un'esperienza bellissima che Fede vuole fare da ben 7 anni. Seguiteci per non perdervela.